Morto Casaleggio, Grillo annulla lo show di Napoli. Il cofondatore del Movimento 5 Stelle aveva 61 anni, ha lottato fino all'ultimo, ha detto il comico genovese che tornava in città dopo 2 anni. Il cordoglio della politica campana. Ucciso come un boss, forse per una donna. Gli inquirenti seguono la pista passionale per fare chiarezza sull'omicidio del pasticcere napoletano in via Casanova. Era stato vittima di un pestaggio, ma non l'aveva denunciato. Ruggi, brigante, mai preso soldi per operare. Il primario di neurochirurgia dell'ospedale di Salerno si difende davanti al GIP. Mai chiesto denaro ai pazienti. Fukushima in sala operatoria era un vanto per l'azienda ospedaliera. Caos e proteste al pronto soccorso. Mancano i posti letto e gli infermieri sono pochi. Situazione insostenibile al pronto soccorso dell'ospedale di Nola. La rabbia dei sindacati scatta lo stato di agitazione. Il piano antismog bocciato dai cittadini. Ad Avellino il comune vara una serie di misure per limitare l'inquinamento. Già da domani il terminal dei bus negli orari scolastici spostato a via Pini, valanga di proteste. Lavoro e commercio, le priorità a Benevento verso le elezioni amministrative. Il lavoro per i giovani e il rilancio del commercio nel centro storico, queste le priorità per la nuova amministrazione, secondo i cittadini sanniti. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione regionale del TG di 8 Channel delle ore 14. In apertura quella che è la notizia del giorno, lo avete sentito anche dai titoli, lutto nella politica per la morte di Gianroberto Casaleggio, cofondatore del Movimento 5 Stelle. Annullato lo spettacolo di Beppe Grillo a Napoli in programma al Teatro Augusteo, Grillo tornava in città dopo 2 anni di assenza. Vediamo. La notizia della morte di Gianroberto Casaleggio, cofondatore del Movimento 5 Stelle, sorprende Beppe Grillo a poche ore dal suo spettacolo a Napoli, che è stato annullato e rinviato a maggio. È stato proprio il leader del Movimento, con un semplice «Ciao Gianroberto», ad anticipare la notizia sul suo blog. Aveva 61 anni, ha lottato fino all'ultimo, ha spiegato Grillo, che ha aggiunto «Solo da oggi forse ne capiremo la visione». Cala il lutto dunque anche in Campania sulla campagna elettorale dei 5 Stelle che candidano a sindaco Matteo Brambilla a Napoli e Marianna Farese a Benevento. Agli attivisti sono giunti messaggi di cordoglio da parte di tutti gli esponenti politici. Intanto il blitz di ieri del ministro Lorenzin a Napoli ha avuto degli inevitabili risvolti politici verso le amministrative. Nel corso della pausa pranzo la ministra ha siglato l'accordo elettorale con la candidata sindaco del centrosinistra Valeria Valente, che incassa così il sostegno dei centristi di Napoli Popolare, lista che sarà formata da esponenti di UDC e Nuovo Centrodestra. Segnali di distensione per la Valente anche sul fronte bassolino. L'ex sindaco ha avuto un primo incontro ravvicinato proprio con la Valente ed avrebbe posto una serie di condizioni per garantire il suo sostegno elettorale, a cometdalla candidatura di 3 presidenti delle municipalità. Il PD napoletano intanto non ha ancora deciso se e come punire Antonio Borriello e Gennaro Cierro, i 2 esponenti del partito incastrati da un video mentre distribuiscono gli euro per il voto davanti ai seggi delle primarie. Il partito è diviso e non è ancora chiaro se sarà dato il via libera proprio alla ricandidatura di Borriello al Consiglio Comunale. E dopo torneremo ad occuparci di politica, passiamo adesso però alla cronaca. Ucciso come un boss in strada a colpi di pistola mentre andava al lavoro. Ma il movente dell'assassinio di Giuseppe Matino sarebbe passionale. Forse la relazione con l'ex di un personaggio pericoloso. Il quartiere mormora, la camorra non perdona certi tradimenti. Vediamo. La moto riversa sull'asfalto, il tentativo di fuga, la schiena squarciata da 3 colpi di pistola e poco distanti tanti bimbi che guardano l'ennesima scena di un omicidio in pieno centro, 2 passi dalla stazione. La scena del delitto racconta della morte di un boss. È stato ammazzato così Giuseppe Mattino, che era invece uno che lavorava onestamente. 2 mestieri per arrivare a fine mese, indagano i carabinieri, arrivano anche le voci del quartiere che parlano di una relazione sbagliata con l'ex moglie di uno che non era proprio uno stinco di santo. E sullo sfondo forse la camorra che certi sgarri non li perdona. Quando i killer lo hanno freddato, Mattino stava andando a lavorare. 35 anni, nessun precedente penale, una moglie conosciuta sui banchi di scuola, 2 bei figli di 14 e 12 anni, una casa dignitosa in via Filippo Maria, Briganti. I familiari raccontano che Peppe era
un bravo ragazzo. Alfredo, il padre, racconta: io lavoro come in bianchino, a casa nostra siamo gente onesta che guadagna onestamente. Qualcuno intanto nel quartiere ha sussurrato di una mazziata, un'intimidazione subita da Giuseppe un mese fa. E gli investigatori lo confermano, ma nessuno dei familiari, almeno con i giornalisti, ammette di conoscere il perché. Così ogni mattina Peppe andava a consegnare i cornetti per una pasticceria di Vico Leone. Lo chiamavano Speedy Gonzales, sempre di fretta. E intanto compaiono i motivi passionali in questa indagine. In tanti hanno mormorato e ripetuto dietro le quinte il nome di una donna sposata e separata da quel marito. Se le indagini dei carabinieri, coordinate dai PM della procura, dovessero confermare la pista del delitto passionale, allora bisognerà interrogarsi sul valore che viene dato ad una vita a Napoli. Una bomba carta è stata lanciata nella notte contro la filiale del Banco di Napoli, il corso Amedeo di Savoia, a Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi. L'ordigno ha provocato piccoli fori nel vetro della porta d'ingresso dell'istituto di credito, che già in passato era finito nel mirino dei malviventi. Ha respinto le accuse il primario di neurochirurgia dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, Luciano Brigante. Al GIP ha negato di aver preso soldi dai pazienti e su Fukushima ha detto un vanto averlo in sala operatoria. Un'ora di interrogatorio per rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari Elisabetta Boccassini, nella quale il neochirurgo Luciano Brigante, agli arresti domiciliari con l'accusa di concussione, ha respinto le accuse mosse nei suoi confronti. Mai preso soldi dai pazienti, le parole del camice bianco dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, il quale ha ricordato al GIP che si tratta di persone che avrebbe potuto operare tranquillamente in intramenia. E dunque nessuna lista d'attesa, nessuna tassa sulla disperazione dei familiari di pazienti da operare, ma solo casi urgenti, indifferibili e differibili. Questa la tesi difensiva di Brigante, assistito dall'avvocato Silverio Sica. Il primario, che ha paventato attacchi nei suoi confronti da chi non ha digerito la sua nomina a primario, ha poi parlato della presenza del luminare giapponese Fukushima. La sua attività è un vanto per l'intera struttura ospedaliera, ha spiegato, anche perché è capace di interventi che nessun altro riesce a fare. C'è infine un altro aspetto col quale l'azienda ospedaliera salernitana deve fare i conti. Gli arresti domiciliari per Brigante potrebbero infatti creare dei problemi alle liste d'attesa e far slittare alcuni interventi chirurgici programmati dal primario. Ancora i fatti della sanità: mancano i posti letto e gli infermieri sono pochi e caos al pronto soccorso di Nola. I sindacati nel frattempo proclamano lo stato di agitazione. Pochi infermieri al pronto soccorso dell'ospedale di Nola, una carenza cronica che rende massacranti i turni di lavoro, mettendo a rischio sia l'assistenza dei cittadini che l'integrità fisica degli operatori. Disagi aumentati con l'attivazione di un nuovo reparto di osservazione breve, dotato di ulteriori 9 posti letto monitorizzati. Una situazione non più tollerabile per medici e personale infermieristico che, riunitisi in assemblea sindacale, hanno proclamato da questa mattina lo stato di agitazione. I lavoratori chiedono alla direzione strategica una vera la riorganizzazione del personale. Il problema è sempre, diciamo, il solito, la non efficiente ed efficace distribuzione del personale e la carenza di altre figure, per esempio molto importante la figura dell'ausiliario, del sociosanitario. Il pronto soccorso nuovo è delimitato per 1000 metri quadri, ci sono strutture nuovissime, ma ci manca la forza lavoro. Non è possibile che in un'intera area viene servita da solo 5 infermieri in turno con 2 OSS. Inaugurato appena 2 anni fa, il nuovo pronto soccorso di Nola serve circa 600.000 utenti. Gli spazi però sono esigui e fatiscenti, mancano i posti letto e la sicurezza latita. Ieri sera l'ultimo increscioso raid. Abbiamo un problema di organizzazione, che gli OSS di notte non sono presenti da nessuna parte. E abbiamo poi un problema di sicurezza, manco a farlo apposta stamattina, di donna in esclusiva, hanno fatto un'ennesima rapina all'interno del presidio. Infatti sono stati danneggiati i reparti di ginecologia, il reparto di oncologia e il reparto del pronto soccorso, vecchio pronto soccorso. Saremo vigili per impedire che il territorio beneventano venga impoverito dal nuovo piano sanitario regionale. La preoccupazione del presidente dell'Ordine dei Medici di Benevento, Giovanni Pietro Iannello, in merito all'ipotesi di una creazione di un'area vasta della sanità nelle aree interne Frasagno e Erpinia.
L'area vasta sia un momento di crescita e non di spartizione territoriale. È questo il monito che il presidente dell'Ordine dei Medici di Benevento, Giovanni Iagnello, indirizza alla Regione Campania al lavoro per definire il nuovo piano ospedaliero, motivo per il quale da Santa Lucia, in attesa della versione definitiva del documento di indirizzo e programmazione, hanno rispedito al mittente l'atto aziendale dell'ASL del capoluogo sannita, risalente nella sua ultima versione ancora alla governance di Michele Rossi. L'ipotesi di un accorpamento dell'area Irpino-Sannita genera preoccupazione tra i camici bianchi beneventani per il possibile depauperamento della rete di assistenza e nonostante la volontà, ad esempio, di creare presso l'ospedale di Sant'Agata dei Goti un polo oncologico multiterritoriale. Timori condivisi anche dall'Ordine Irpino ed espressi in maniera netta al commissario regionale Joseph Polimeni. Noi dobbiamo essere molto attenti, principalmente la mia preoccupazione è che un ridimensionamento delle strutture complesse, non tanto all'ASL ma quanto all'azienda ospedaliera, possa poi essere foriera di rischi importanti per quanto riguarda il discorso dell'area vasta e quindi spostare alcune realtà in province limitrofe senza fare nomi nella provincia di Avellino, come è successo per altre realtà qui a Benevento. Quindi questa è la nostra preoccupazione, ma su questo noi sicuramente saremo molto vigili. I camici bianchi sanniti intanto hanno presentato l'iniziativa all'Ordine per la Salute, un ciclo di incontri tematici per diffondere la cultura della prevenzione e di uno stile di vita salutare per limitare i fattori di rischio. Il vero ruolo del medico, quello cioè di essere vicino al cittadino, essere vicino al cittadino prima che questo diventi paziente, è importante questo, e se noi riusciamo a mandare questo messaggio, a far sì che questo messaggio si propaghi nella cittadinanza, se noi riusciamo anche a rispettare alcuni aspetti di tipo economico. Due minorenni sono stati arrestati dopo aver tentato di strangolare per rapinarlo un omosessuale 38enne di Acerra dedito alla prostituzione. A bloccarli i carabinieri della radiomobile di Maddaloni insieme a quelli del locale comando di stazione. I due, dopo aver contattato la vittima tramite un annuncio pubblicato su internet, si sono appartati in un luogo isolato in via Napoli a Maddaloni, dove hanno aggredito la vittima. Hanno tentato di strangolarlo con un laccio per portargli via cellulare e portafoglio, ma la resistenza dell'uomo li ha costretti alla fuga. I carabinieri hanno rintracciato i due mentre stavano rientrando nelle rispettive abitazioni. Gli arrestati sono stati condotti al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei a Napoli. Cambiamo decisamente argomento e andiamo in Irpinia. Da domani via alla rivoluzione mobilità ad Avellino. Pendolari e autisti però protestano contro il trasferimento dei bus da Piazza Kennedy a Via Pini. Effetto immediato, entra in vigore l'ordinanza antismog del comune di Avellino. Domeniche ecologiche per circa due mesi a partire dal 24 aprile. Istituzione in via sperimentale di una zona a traffico limitato in piazza Kennedy. Trasferimento della fermata di tutte le corse scolastiche extraurbane dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 13 alle 14.30 da piazza Kennedy al piazzale e alle strade antistanti l'autostazione di Via Pini. E poi divieto su tutto il territorio comunale di bruciatura di vegetali ad esclusione di un giorno alla settimana. Sono queste le principali misure dell'ordinanza. Il provvedimento che fa più discutere è senz'altro quello del trasferimento del terminal, una soluzione che non convince autisti e pendolari. In una città che ha 120 cantieri aperti, mi rendo l'idea, e vengono a intossicarci sempre noi, anche l'amministrazione. Pertanto noi ci adeguiamo al sistema e andiamo avanti così, fino a che possiamo andare avanti. Poi quando succede un guaio, poi chi è che di competenza quello paga? Come faremo poi a prendere il pullman? Comunque noi ragazzi all'1:30 io lo prendo sempre qua il pullman. Arrivare a Via Pini è più scomodo per voi? Molto più scomodo. Una cavolata spostare, perché questo è un punto di incontro per tutti, molto più vicino per tutti, perché è ramificato bene, vuoi andare al corso, sei vicino al corso. Qui era comunque un posto centrale, abbastanza per tutti quanti. Si devono portare solo gli studenti là, per me va bene, anzi io sarei stato d'accordo già da parecchio tempo. C'è qualche pendolare non studente che però protesta un po'. Sì, perché quelli là poi dopo devono arrivare là. Io devo essere sincero, sono fortunato che abito lì vicino, quindi per fortuna non risentirò di questo cambiamento, però immagino che per chi venga da fuori sia un problema, questo sicuramente. Torniamo a parlare di elezioni amministrative, cominciamo dal Sannio, il lavoro per i giovani e il rilancio del commercio nel centro storico, queste le priorità per la nuova amministrazione, secondo i cittadini di Benevento.
Per il commercio e il lavoro per i giovani, le priorità per Benevento e per chi si troverà a guidarla tra meno di due mesi. I cittadini infatti sono perentori, l'emergenza vera è dare un futuro ai ragazzi e rivitalizzare quel commercio, in particolare nel centro, che potrebbe dare nuova linfa a una città che si avvia a puntare fortemente sul turismo. Alla domanda su quali siano le priorità per la nuova amministrazione, infatti, i cittadini rispondono così. Il primo problema sarebbe il lavoro per queste... E poi, siccome io sono un ex commerciante, far ripigliare un poco la, diciamo, Corso Garibaldi, centro storico, perché non si fa niente proprio. Qua stanno tutta, parlando un poco in italiano, con le pacche nell'acqua. La politica, l'economia, il lavoro per i giovani. Mastella è un politico e farà sempre questo nella sua vita. Le capacità ce l'ha, se lo vuol fare. Si sono presentati dopo 10 anni come vice sindaco e sindaco di nuovo a fare è vergognoso. Andiamo in provincia di Salerno, conferenza stampa congiunta del segretario provinciale del PD Nicola Landolfi e del candidato sindaco di Battipaglia Enrico Lanaro, bordate ai fuoriusciti del centrosinistra dopo le primarie in una città sempre più divisa. Il comune della provincia di Salerno più importante dopo il capoluogo chiamato alle urne, ossia Battipaglia, si presenta con una folta schiera di aspiranti sindaci. Fra questi il vincitore delle primarie Enrico Lanaro, protagonista della conferenza stampa alla segreteria provinciale del PD col segretario Nicola Landolfi. Ma nel centro-sinistra sale la tensione e si prospetta una spaccatura pericolosa. Intorno a lui si è costruita l'unica vera coalizione di partiti, non solo di liste civiche, che si presenta in asse di partenza. Uno dei motivi per i quali abbiamo fatto le primarie era il fatto che non eravamo riusciti a venire a capo di una candidatura unitaria. Abbiamo fatto le primarie che sono state decise e condivise da tutti, non solo dai candidati ma anche dalla coalizione. Il Partito Democratico rispetta le primarie. Chi non le rispetta si prende la responsabilità di non farlo e niente, decide di andare via, di scegliere una strada di autonomia, di uscire di scena. Noi ci candidiamo per unire Battipaglia. Battipaglia è una città divisa, profondamente lacerata, che ha bisogno di pace, ha bisogno di serenità. Oggi ci mostriamo insieme al PD e insieme siamo due unità della coalizione del centro-sinistra. Sì, siamo ancora un cantiere, a dire il vero, proprio perché è da lì il fatto che abbiamo dovuto un attimo temporeggiare e questo per almeno tutta quest'altra settimana. Sicuro esiste le tre liste, Lanaro e la lista del PD. Cambiamo argomento, degrado e misure anti-accattonaggio. Servono scelte più severe per le persone che mendicano. L'avvocato Edoardo Fiore di Riva Destra dice spesso sono solo vittime di reati delinquenziali. Giro di vite contro l'accattonaggio, scattano le misure contro il degrado. Con l'arrivo dei profughi il fenomeno si è esteso dai grandi centri alle piccole realtà. Immigrati, profughi e cittadini dell'est si trovano ad ogni angolo e spesso dietro i mendicanti ci sono reti delinquenziali. L'avvocato Edoardo Fiore, esponente di Riva Destra, ha richiamato l'attenzione del prefetto per la tutela e la sicurezza dei cittadini. Quando si vede che una cosa è così capillare, così organizzata, certo che chi lo organizza non lo fa per beneficenza, quindi per questo ci vorrebbe un intervento molto serio da parte delle autorità preposte. Intanto si dovrebbero accertare queste persone, basta fermarle, chi sono, da dove vengono, se hanno un permesso di soggiorno, se non ce l'hanno. Avvocato, ma quindi chi mendica, chi chiede l'elemosina è perseguibile penalmente? No, assolutamente, a meno che non ci siano fatti di violenza, invasivi, probabilmente sono organizzati, vengono messi a mendicare davanti ai nostri esercizi commerciali ed è una bomba sociale che noi se non eliminiamo ne avremo le conseguenze tra qualche tempo. L'accattonaggio è sempre esistito come problema, però con l'arrivo dei migranti si è intensificato. Ma servono secondo lei gli accordi tra gli enti, istituzioni e forze dell'ordine? Beh, certo che servono. Intanto c'è da dire che questo qui stiamo assistendo anche ad Avellino, questo problema di queste persone, quasi tutti africani, che stazionano davanti agli esercizi commerciali per darsi all'accattonaggio, non è che una piccolissima espressione di un fenomeno epocale. E invece per quanto riguarda i centri di accoglienza, secondo lei è giusto sanzionarli, controllarli?
Ma i centri di accoglienza, da quello che vedo, sono un affare, perché poi alla fine, parliamoci chiaramente, queste persone, bisogna dire, sono delle vittime. Parliamo adesso del referendum sulle trivelle. Oggi gli scalatori di Greenpeace sono in azione per sensibilizzare il sì del 17 aprile. Lo striscione affisso raffigura una piattaforma in fiamme in mezzo al mare. Vediamo. Referendum Trivelle a Napoli. Oggi i climber di Greenpeace sono entrati in azione nella galleria Umberto I di Napoli, dove hanno aperto un enorme striscione di circa 150 metri quadrati raffigurante l'incidente della piattaforma petrolifera di Deepwater Horizon. L'immagine è stata posta sulla grossa impalcatura che ormai da 2 anni copre gran parte della galleria, soggetta a lavori di manutenzione straordinaria, ed era accompagnata dalla scritta "mai più" e dall'invito a votare sì al referendum sulle trivelle del prossimo 17 aprile. In particolare viene raffigurata una piattaforma in fiamme in mezzo al mare, poi la scritta e l'invito al voto. Per stendere lo striscione dall'alto, alcuni climber di Greenpeace si sono arrampicati sulla facciata metro dopo metro. Gli attivisti hanno distribuito anche volantini, mentre sono stati installati 4 piccoli modelli in legno di torri petrolifere. Questo striscione raffigura il più grave disastro petrolifero della storia, avvenuto appena nel 2010. Vogliamo ricordare che solo 3 settimane prima di quell'incidente Barack Obama diceva che le piattaforme petrolifere oggi non causano sversamenti, sono tecnologicamente molto sicure. Ecco, quello che avvenne 3 settimane dopo tragicamente lo smentì. Noi non vogliamo che accada nulla di simile nel nostro paese e abbiamo una possibilità per scongiurare questo rischio: votare sì il 17 aprile per fermare le trivelle. Allarme criminalità nel settore dei tabacchi. In provincia di Avellino arriva un protocollo d'intesa con le forze dell'ordine per aiutare gli esercenti. Vediamo. Protocollo d'intesa per la prevenzione della criminalità nei confronti dei tabaccai è stato firmato questa mattina in prefettura ad Avellino. Negli ultimi anni gli episodi criminosi sono aumentati del 40%, dichiara il presidente provinciale della Federazione Tabaccai Vietri, senza tener conto del fenomeno anch'esso in crescita del contrabbando. E questa è la nostra preoccupazione, benché poi noi siamo comunque assediati dalle zone limitrofe, non perché voglio essere compartecipe delle loro problematiche, ma anche perché purtroppo ci rendiamo conto che spesso la delinquenza arriva dalle zone limitrofe e non è una delinquenza locale. Da oggi dunque una maggiore tutela per i tabaccai attraverso una collaborazione più intensa con le forze dell'ordine. È prevista l'installazione di telecamere di videosorveglianza che permettano l'arrivo tempestivo di carabinieri o polizia al momento del crimine. Specificatamente vorrà incrementare sia il sistema di videosorveglianza e sia il sistema dei pagamenti in via telematica, in via informatica, al posto del denaro contante. Noi inseriamo le tabaccherie ormai nei nostri giri di vigilanza generica delle nostre pattuglie, insieme agli uffici postali, alle banche e agli uffici pubblici, proprio perché sappiamo quanto siano sensibili. Con questo protocollo noi possiamo esplicare la nostra attività e la nostra sicurezza con le forze dell'ordine, in quanto siamo telematicamente connessi direttamente. Un incontro promosso dalla Fondazione Ambrosini di Salerno in collaborazione con la Diocesi e la Caritas per parlare di legalità e giustizia con i ragazzi delle scuole al Cinema Teatro San Demetrio, ospite d'eccezione l'ex pubblico ministero di Mani Pulite, Gerardo Colombo. Legalità e giustizia, ma anche il rispetto delle regole e democrazia partecipata. Al Cinema Teatro San Demetrio di Salerno, l'evento organizzato dalla Fondazione Rachelina Ambrosini insieme alla Caritas e alla Diocesi di Salerno. Ospite d'eccezione, l'ex magistrato di Mani Pulite, Gerardo Colombo. Io credo che sia molto importante che i ragazzi capiscano perché sarebbe importante osservare le regole, osservare queste regole, le regole che arrivano dalla Costituzione, che mette al centro la persona, mette al centro ciascuno di noi. Parlare di legalità bisogna parlare sin dalla nascita oramai, visto e considerato che è diventato quasi un cavillo, che bisogna trovarne poi una soluzione per portare avanti un discorso sociale, un discorso che deve impegnarci tutti, e quindi avere la partecipazione con gioia di tanti giovani ci permette di continuare, andare avanti e invitare già da oggi il dottore Colombo a tornare nella nostra città, a Salerno. È una parrocchia che si è aperta, che si sta aprendo al territorio, alla città, ospitando questi momenti formativi che sono fondamentali per tutti e in particolare per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, che hanno tanto bisogno di sentire una parola diversa.
E con questo servizio si chiude la nostra edizione del telegiornale. Un ringraziamento a Paolo Romano in regia, grazie soprattutto a voi che ci avete seguiti da casa. L'invito ovviamente a non cambiare canale, dopo di noi c'è il TG Sport.